A questo punto conclude il panorama degli interventi la professoressa Grazia Maria De Matteis, che è qui, che è professore di legislazione minorile nella nostra facoltà. Grazie a chi ha organizzato questo convegno e a chi ha invitato me a fare una relazione proprio sulla mediazione in ambito minorile, perché mi dà la possibilità di continuare a parlare di mediazione, a ancora, diciamo, propagandare ancora ciò che da anni faccio con riferimento a sistemi di giustizia minorile che si avvicinino a esigenze di umanizzazione del sistema, conciliando appunto esigenze di prevenzione generale con quelle di prevenzione speciale, cosa che il sistema penale minorile tenta di fare e direi oggi fa. Mi sono avvicinata a questo sistema dopo aver a lungo studiato il diritto penale e insegnato il diritto penale, materia che ancora mi appassiona, dopo averne colto l'insufficienza e l'incapacità ad assolvere le esigenze del sistema in generale offeso dal reato, ma anche e soprattutto della vittima che il reato ha subito, di un sistema cioè capace di punire, di irrogare sanzioni, talvolta incapace di renderle attive e di rendere efficaci, e comunque sempre incapace di dare alla sanzione quel contenuto rieducativo e riabilitativo e di recupero che essa deve dare. Il nostro sistema da lungo tempo, e direi in questo senso anche con una sensibilità che possiamo richiamare anche nel codice, ritrovare nel codice nel Rocco, già dal 1934 ha adottato con riferimento ai minori sistemi di giustizia che in qualche modo hanno tentato di avvicinarsi all'autore del reato, individuando in lui un soggetto che sicuramente ha rotto, diciamo, il patto sociale, che è meritevole di attenzione, eventualmente anche di punizione, ma soprattutto di un soggetto rispetto al quale è necessario ed è possibile intervenire per recuperare, in un'ottica non solo clemenziale, ma in un'ottica soprattutto utilitaristica, perché chiunque venga recuperato è un guadagno anche in termini di denaro per la società e per le tasche dello Stato. In questo senso la nostra Costituzione è andata oltre e, introducendo quei principi che sicuramente tutti conosciamo e che richiamano il principio di uguaglianza in senso anche sostanziale, quindi consentendo per il minore un trattamento anche diversificato in ragione delle diverse condizioni dello stesso, introducendo una norma che attribuisce allo Stato il dovere di tutelare e di la gioventù e l'infanzia, attraverso una norma che attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ha consentito che il nostro sistema andasse anche oltre e che, come già era stato fatto, attraverso già un sistema giudiziario che era adeguato alla valutazione di un soggetto che aveva commesso il reato e che era un minore, andasse verso quelle, diciamo, istanze che già a livello sovranazionale e internazionale, ricordiamo già la Convenzione dei diritti dell'uomo, per arrivare poi alle regole di Pechino, che sono quelle che più di tutto ci interessano in ambito minorile, e che chiede che la giustizia minorile sia rivolta soprattutto al recupero del soggetto che delinque, attraverso un approccio che deve essere di considerazione della particolare fragilità del soggetto, della particolare condizione dello stesso, delle possibilità di recupero che il soggetto ha, delle possibilità di intervento che vi sono all'interno del contesto sociale e che consentono il recupero e la rieducazione dello stesso. Questo fa il legislatore attraverso appunto un sistema che poi troverà il suo perfezionamento nel 1988 con la 488, che contiene le norme sul processo penale a carico di imputato minorenne e che, arricchendo in qualche modo anche l'ambito di intervento del tribunale minorile, che è formato da giudici onorari ma anche da giudici togati, introduce istituti nuovissimi, nuovi nel sistema penale, al quale ancora oggi, anche oggi, si guarda con particolare interesse in ambito penale per il successo che hanno avuto, e indirizza meglio l'intero sistema verso un tipo di intervento che attribuisce al giudice una notevole quantità di possibilità di scelta, rivolte tutte quante però a trovare la soluzione migliore per ottenere certamente il recupero della giustizia che è stata in qualche modo violata, ma anche e soprattutto di ottenere il recupero del minore che ha commesso il reato. E questo fa attraverso istituti di cui adesso vi parlerò e che in qualche modo richiamano la mediazione.
La mediazione, che devo dirvi, anche in ambito penale minorile non ha alcuna dignità, diciamo, giudiziale, è sempre soltanto stragiudiziale, anche se in Italia abbiamo interventi sempre più diciamo frequenti da parte delle nostre procure e dei nostri tribunali rivolti a realizzare, a dare atto, a dare vita proprio a degli uffici di mediazione anche in ambito penale, in quanto se ne è trovata la grande utilità nella valutazione del fatto commesso dal minore. Perché? Perché il processo minorile, che non consente alla vittima di potersi costituire parte civile, quindi in quanto soggetto portatore di un interesse che non è, che è confliggente con l'interesse del processo stesso, la vittima potrà agire poi in ambito civilistico per il risarcimento del danno, e deve essere rivolto, diciamo, indirizza l'intero sistema, le intere risorse della giustizia verso una, diciamo, delle indagini che devono essere rivolte non soltanto verso il fatto, che deve essere accertato ovviamente, ma soprattutto verso la personalità di chi l'ha commesso. In quest'ottica entra anche la mediazione, perché se il nostro legislatore ha introdotto quasi ufficialmente l'istituto della mediazione attraverso l'articolo 27 di un istituto nuovo che oggi si guarda con attenzione anche in ambito per adulti, la sospensione del processo con la messa alla prova, le nostre procure attuano l'articolo 9 del DPR 448 dell'88, che, diciamo, impegna il pubblico ministero sin dal primo momento in cui viene a conoscenza di un fatto che viene in qualche modo attribuito al minore, deve adottare, ossia deve diciamo premunirsi per avere tutte le informazioni che riguardano il minore attraverso le agenzie formative, attraverso la famiglia e gli istituti che in qualche modo se ne sono occupati, e anche attraverso un'eventuale mediazione. Questo perché? Perché attraverso una condotta di mediazione, che adesso vi spiegherò meglio come dovrà essere fatta attraverso queste agenzie, una convenzione con un soggetto terzo che avrà il compito di mediare, si potrà valutare la capacità del minore di rendersi conto di ciò che ha fatto. E nello stesso tempo, esigenza recente che sta emergendo con sempre maggiore pressione e al quale dobbiamo dare sempre maggiore importanza, attraverso la mediazione si è scoperto che la vittima non viene sacrificata, anzi viene valorizzata, e ciò soprattutto in ambito minorile, perché in ambito minorile la vittima che viene ascoltata e che altrimenti non avrebbe altre possibilità se non di proporre istanze, tra l'altro mediate nell'ambito del processo, non può agire per risarcimento dei danni, assume finalmente la dignità di persona offesa, e nell'incontro con l'autore del reato stesso può trovare quella soddisfazione che nel processo sicuramente non troverebbe. E soprattutto attraverso quel contatto di mediazione che viene attribuito ad un terzo soggetto assolutamente estraneo al processo, che dovrà adoperarsi per vedere quanto fra la vittima e l'autore del reato ci sia di possibilità di comprensione, per far sì che la vittima capisca in qualche modo, diciamo, il perché il soggetto ha commesso reato, annulli la tensione, l'ansia che può venire e che viene alla vittima di fronte al fatto di reato subito, e il minore possa rendersi conto di ciò che ha fatto. Immaginiamo il ragazzino che ha scippato la vecchietta, o la nonna che ha derubato la nonna, perché adesso vi spiego anche i problemi che vi sono in ambito mediativo, si rende conto, trovandosi la vecchietta che magari arriva disperata perché non ha i soldi per camparsi o col femore rotto e quindi col bastone, il danno che ha fatto, che non è più, non dico una bravata, il reato o comunque l'appropriarsi di soldi di altri quando magari non se ne hanno, quanto aver creato un dolore. E soprattutto vedere nella vittima l'angoscia di ciò che ha subito, la paura degli altri, l'incapacità di vivere la propria vita di relazione per ciò che si è subito, può essere un fatto importante. Oggi, e so perché ho avuto contatti con numerosi giudici del minorile, c'è addirittura un protocollo che diciamo è stato in qualche modo formalizzato, che invita tutti i pubblici ministeri verso interventi a livello già di indagini preliminari rivolti a valorizzare lo strumento mediativo, finalizzato anche ad ottenere quella, diciamo, valorizzazione della vittima nelle indagini che altrimenti non vi sarebbe. Ma non basta. Ancor prima che questa interpretazione, io sono partita dall'articolo 9, avesse dato spazio alla mediazione, noi abbiamo, ed è un istituto nuovo del sistema in generale, del sistema penale,
del sistema processuale del sistema penale minorile, l'istituto della sospensione del processo con la messa alla prova. Peraltro, rivolendomi riagganciare a ciò che ha richiamato la professoressa Cortesi, anche l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per rilevanza del fatto e occasionalità del comportamento, che peraltro potrebbe utilizzare anche della mediazione da parte del giudice che ha ampia discrezionalità per valutare non tanto l'entità del fatto quanto la capacità del soggetto di appropriarsi del fatto stesso e di rendere, diciamo, minimo il disvalore del fatto che ha commesso. L'istituto dell'irrilevanza del fatto è un istituto che in qualche modo si è sostenuto, intaccherebbe il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché consentirebbe al giudice delle indagini preliminari, come al giudice dell'udienza preliminare, come al giudice del dibattimento, di emettere sentenza di non luogo a procedere allorquando ritenga che il fatto, pur grave come reato, ma nella sua entità di minima entità in termini di offesa, possa essere irrilevante, e quando valuti che l'eventuale comportamento di quel minore sia un fatto occasionale, ma non in senso cronologico, ma in senso psicologico, in senso cioè che si possa ritenere, anche attraverso l'utilizzo della mediazione, che quell'episodio delittuoso commesso da quel minore sia espressione di un momento di particolare fragilità dello stesso. Pensate alla morte di un genitore, l'abbandono della fidanzata, un cambiamento di residenza che rende quel minore del turbamento che l'adolescenza già porta particolarmente fragile e che può in qualche modo giustificare il fatto di reato da lui commesso. E comunque anche qui, anche se direi nell'ambito dell'istituto della sospensione della rilevanza del fatto, i giudici usano poco, si fidano soprattutto della loro sensibilità e utilizzano poco della mediazione, mentre la mediazione viene usata, anche se anche in questo caso andiamo su termini che non sono appropriati, nell'ambito di un altro istituto di grandissima importanza, di molto utilizzato ormai nel processo penale minorile, che è la sospensione del processo con la messa alla prova, istituto che non conosce limiti di gravità in quanto a reato commesso, limiti di gravità in quanto ad offesa realizzata, e che può essere utilizzato dal giudice previo, in questo caso, un tentativo da parte del giudice di realizzare un momento di conciliazione tra l'autore del reato e la vittima, anche favorendo condotte che siano in qualche modo rivolte alla riparazione. Qui il termine è conciliazione, mentre, e qui però, diciamo, la mediazione entra in molti dei tribunali per i minorenni d'Italia. La Sardegna è stata una dei tribunali pilota, ha inizialmente utilizzato il modello di francese di Molineux, poi c'è stato il tribunale dei minorenni di Torino con Bouchard, e poi Cagliari e Catania, mi sembra, hanno utilizzato per primi la mediazione nell'ambito dell'istituto della sospensione del processo alla messa alla prova. È istituto nel quale il giudice ha una grande possibilità, la possibilità cioè di sospendere il processo per un determinato periodo di tempo, che è minimo un anno, massimo due anni, durante il quale può sottoporre a prova il minore, affidandole ai servizi sociali che dovranno redigere un programma. Nell'ambito di questo programma entra spessissimo, anzi direi ormai quasi standard, la mediazione, che è appunto quello studio o quell'approccio che viene utilizzato facendo ricorso agli uffici di mediazione che sono convenzionati col Tribunale per i minorenni, e che per quanto riguarda in particolare il nostro sistema è un ufficio di mediazione che gode dell'appoggio della provincia e delle risorse, direi anche economiche, della provincia, della regione e del comune di Cagliari. Peraltro è un'attività svolta in regime di quasi di semi volontariato, seppur c'è un minimo di rimborso spese, che è quello a cui fanno fronte queste agenzie e queste istituzioni, che favorirà farà un incontro di mediazione. L'incontro di mediazione, io qui ho delle statistiche in questi termini relativamente alla mediazione, nel corso del quale il mediatore, che deve essere un terzo, non deve essere un avvocato, non può essere un magistrato, è in una camera chiusa, non pubblica, quindi non è pubblico, ascolta le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro, poi le ascolta insieme e vede quanto di possibilità di recupero, quindi in un'ottica di giustizia, restituti,
restitutiva più che satisfattiva compensativa, nel senso di giustizia rivolta a riparare la frattura che il reato ha commesso, il danno che in qualche modo a livello più morale che materiale ha realizzato, evitando il propagarsi del conflitto, e adesso vi spiego in quanto sia utile in alcune circostanze, e riferendo poi al giudice, senza esprimere giudizi, il risultato della propria attività di mediazione. Si entra nell'ambito della mediazione attraverso delle, diciamo, una formazione che può essere anche di estrazione, diciamo, di matrice giuridica. Io ho molti ragazzi che dopo aver frequentato, essersi laureati in giurisprudenza ed aver frequentato il mio corso, vogliono, si accingono verso la via della mediazione e fanno magari dei master, dei corsi di mediazione, purtroppo con pochi risultati sul piano, diciamo, economico, diciamo, di un equilibrio sul piano dei costi e benefici con riferimento all'inizio, finché si è giovani, animati da buone speranze, da grande entusiasmo, poi un pochettino sfiancati dal fatto che comunque si deve mangiare e che quindi non si può campare solo di ideali o di genitori che ti mantengono. E quindi ancora nell'ambito della mediazione abbiamo questo tipo di intervento. A Cagliari, come vi dicevo, c'è questo ufficio, ci sono esperti particolarmente qualificati e si vive, diciamo, di, non dico di elemosina, di finanziamenti, di sostentamenti da parte delle autorità, pur riconoscendosi da parte di tutti, dei giudici, ma non da parte degli avvocati, l'utilità di questo servizio, perché vi è l'infondata, a mio avviso, convinzione che il lavoro di mediazione possa essere fatto, anzi venga fatto normalmente dall'avvocato, cosa che non è vera, perché l'avvocato è comunque, e secondo etica professionale, portatore di un interesse che non può essere l'interesse alla risoluzione del conflitto, che sarà sicuramente un risultato, ma è portatore dell'interesse del soggetto che in qualche modo tutela. Se poi aggiungiamo che anche con riferimento a questa categoria di professionisti c'è un problema che non va sottovalutato, che è quello non di ridurre i tempi della causa, ma di eventualmente allungarli per potersi campare la vita, le cose chiaramente si complicano ancora. Dicevo, comunque, la gran parte, quindi, attraverso questo istituto della sospensione del processo con la messa alla prova, il giudice sospende il processo, avvia magari il minore e la persona, la vittima, ad un incontro di mediazione, dopodiché valuta se, diciamo, vi sono i presupposti per un affidamento in prova, prevederà l'affidamento in prova, durante il quale quella persona, quel minore, sarà sottoposto a controllo da parte dei servizi sociali, e al termine della prova il giudice potrà anche dichiarare estinto il reato per esito positivo della prova, in quanto il recupero realizzato di quel soggetto e eventualmente, visto che si utilizza quasi sempre anche la mediazione, la risoluzione del conflitto a livello diciamo emotivo, morale, tra la vittima e l'autore, vi fa venir meno l'interesse statuale alla punizione dello stesso, in quanto in questo modo non per semplice clemenza, ma sulla base di un ragionamento che si fonda sempre sul diritto, a fronte dell'interesse a punire prevale l'interesse a tutelare l'integrità psicofisica del minore, il suo diritto ad uno sviluppo della personalità che sia nel rispetto delle regole, quindi ad un recupero che forse fino a quel momento, o comunque a una educazione rispettosa delle leggi delle regole comportamentali a livello sociale, che fino a quel momento non era stata attuata, come un deficit nostro. Quindi vi dicevo, la gran parte, come ci dicono, la gran parte dei processi che si svolgono davanti ai giudici del minorile, che peraltro si risolvono quasi tutti già nell'ambito dell'udienza preliminare, pochi proprio limite vanno a dibattimento, e quindi di fronte a un giudice che pure è togato, seppur arricchito dalla presenza di due giudici onorari, e che risolve molto spesso con l'istituto della sospensione del processo alla messa alla prova.
Questo istituto è un istituto al quale si guarda con particolare attenzione. Voi sapete che nel pacchetto di riforma, di riforme della giustizia che la ministra Severino stava presentando, vi era anche una riforma rivolta ad adottare l'istituto della sospensione del processo con la messa alla prova anche per gli adulti. E però, diciamo, credo già prima che la ministra potesse essere, diciamo, avesse cessato dal suo incarico, era un po' tramontato, perché vi erano molti problemi relativi, direi soprattutto all'allarme sociale che in qualche modo non andava, diciamo, soddisfatto attraverso un istituto di questo tipo, ma anche soprattutto tenendo conto della difficoltà di inserimento e di controllo dei soggetti che in questo modo dovevano essere sottoposti a tutela, avviamento, diciamo, verso una vita rispettosa delle regole e con tutto quello che questo porta. Però direi che l'istituto della mediazione, al quale devo confessare inizialmente, ma ormai circa 10 anni fa, avendo appunto un'amica che si laureava in psicologia, in particolare col professor De Leo, con una tesi sulla mediazione, rispetto al quale vi dicevo io avevo poca fiducia, in quanto ritenevo che la vittima fosse nuovamente portata e costretta ad un sacrificio ulteriore. Lo dico perché probabilmente è ciò che anche voi pensate, o potreste avere in qualche modo aver pensato. Ho dovuto rivedere le mie opinioni, perché a parte che alla mediazione la vittima va solo se vuole andare, quindi se vi è un consenso. E soprattutto molto spesso ho visto, attraverso le sentenze che ho avuto modo di leggere, attraverso le esperienze che mi sono state riportate, che attraverso la mediazione veramente si rompe, più di quanto non faccia una sanzione irrogata, quella, in determinati contesti, quella catena che si ripropone arrivando nei nostri paesi addirittura a faida, in un condominio ha delle inimicizie che si ripropongono, in una classe ad un sistema, diciamo, di relazioni all'interno della scuola malato, che veramente è positivo. E quindi in questo senso io valuto positivamente e, diciamo, sicuramente come strumento utile, soprattutto nella riforma, nell'approccio nuovo che dobbiamo avere rispetto al diritto penale, a quel diritto penale minimo a cui tutti aspiriamo, ad un sistema, cioè, nel quale l'autore del reato venga punito, se necessario, venga punito attraverso una sanzione giusta e proporzionata al fatto commesso, costretto a subire la pena che deve avere contenuti rieducativi e capace quindi nella sua, diciamo, eseguirsi a realizzare la rieducazione dello stesso, ma deve avere anche la possibilità di un respiro, di una possibilità di pensare, di volare alto e di poter, diciamo, affrontare i problemi dei conflitti sociali anche attraverso strumenti alternativi al carcere, che deve essere riservato esclusivamente per i reati più gravi. Questo per rendere efficace ed effettiva la minaccia della sanzione penale e nel contempo realizzare un sistema di giustizia e di tutela delle vittime e quindi anche di risposta all'autore del reato stesso, che sia, diciamo, propositivo e capace di volare alto, di andare oltre il fatto, verso il recupero di chi l'ha commesso, verso la soddisfazione in qualche modo a livello morale della vittima, che vi ricordo anche nel processo minorile può sempre, anzi deve, se sono i presupposti, ma molto spesso purtroppo penso che sappiate tutti che la criminalità minorile alberga dove c'è povertà in tutti i sensi, molto spesso non ha nessuna soddisfazione sul piano economico, perché chi commette reato ha poco da dare come persona e come figlio di persone. Grazie e spero di essere stata chiara per quel poco che ho potuto dire. Anche lei ci ha confessato la sua diffidenza verso la mediazione, la sua conversione, è la seconda convertita in questa serata, ma una conversione risalente, mi hai detto, a tanti anni, e questo fa capire come, ragionando meglio sulle cose, si perviene a risultati diversi. Ci ha dato anch'essa, anche lei, un ottimo quadro della legislazione minorile, ci ha soprattutto, io direi, informato su queste prassi virtuose che gli uffici giudiziari stanno attuando, e questo dimostra come anche la magistratura cerchi di spingere nella direzione della mediazione. Quindi grazie anche alla professoressa De Matteis, perché è veramente stata interessantissima anche la sua relazione. A questo punto direi, con una precisione che se avessimo calcolato non ci saremmo riusciti, alle 18 in punto è prevista la pausa e quindi
quindi io dico rompete le righe, ci vediamo fra mezz'ora.